Bella ragazzi e benvenuti su MotoGP, ancora un altro episodio ragazzi, vi ringrazio veramente perché state arrivando tutte le volte a 500 like e questo mi sta dimostrando che volete vedere la serie continuare. Adesso siamo al Sachsenring, poi vediamo se nel prossimo video farne due o dedicarmi un video alla volta, sto leggendo i vostri commenti, sto verificando quanti di voi vogliono una gara a video e quanti due. Ovviamente adesso abbiamo il Sachsenring e quindi dobbiamo andare in Germania a spaccare tutto. Però arriviamo ancora a 500 like per farmi capire che la serie vi piace. Fate il vostro commentino come al solito per farmi capire dove sbaglio, per continuare a darmi consigli, ma soprattutto ragazzi, per farmi sapere se vi sta piacendo la serie, se la volete continuare. Quindi 500 like, commenti a manetta, attivate la campanella perché i feed di YouTube non funzionano e soprattutto continuate a seguirmi su Instagram proprio qui. È uscito? Non lo vedo. Un po' nuvoloso, ragazzi, come vi dicevo, faremo il casco, faremo il nostro colore principale, sceglieremo il vostro colore preferito, magari anche, ma comunque sceglieremo un nostro colore, quindi fatemi sapere nei commenti il vostro colore preferito, in modo da vedere un po' che colore vorreste vedere al nostro pilota, ma vorrei molto probabilmente sapere anche se volete associarlo alla moto in cui andremo, quindi ogni volta che cambiamo moto scegliamo anche il colore principale che si associa a quella moto, oppure preferite avere un nostro colore ufficiale che rimarrà sempre con noi e sarà staccato dai colori della moto, quindi voglio sapere un po' la vostra opinione anche su questo. Per quello dicevo appunto che probabilmente o sceglieremo il vostro colore preferito oppure un colore che sceglierò io, ma voglio appunto sapere anche la vostra opinione. Però per me non sto andando malissimo, cioè nel senso, un altro mio errore che appunto volevo farvi notare è che io ho sempre accelerato ogni volta l'uscita dalle curve completamente. Invece adesso in questa prova qua sto lavorando in maniera diversa. Vedete che non accelero pienamente. Una cosa che non avrei mai pensato di fare, abituato sempre con le Formula 1, magari macchine, ad accelerare sempre a bestia. Qua invece vedete anche adesso sto tenendo comunque l'acceleratore mediamente schiacciato, ma non del tutto. Questo in parte mi sta aiutando parecchio, eh. Anche se ora mi superano e tutto, queste sono prove. Quindi in teoria non dovrei averli tutti qua davanti loro, eh. Guardate, questa è andata bene. Dai. Non mi è dispiaciuta questa. Qua me la devo gestire perché non sta andando male però, ragazzi. È una bella guida per adesso abbastanza pulita. Vediamo un po' cosa riesco a fare, ma anche qua è troppo larga questa. Ma va bene. Cioè, comunque abbiamo tenuto e siamo ancora lì. Va bene, va bene. Ecco, questo sbaglio io. Questo. Secondo me la moto è buona. 14 minuti di fuoco per capire se riusciremo a racimolare una pole. Ho aumentato ancora da 70, sono passato a 73 circa. Sto aumentando piano piano la difficoltà per capire come funziona. Quindi, nonostante la gara di merda, la scorsa gara di merda, anche se voi mi avete detto che è stata una bellissima gara, però, nonostante la gara che a me non è, potevo fare molto di più alla partenza. Però appunto, nonostante quello, non ti, oh, qua ho rischiato. Vedete, anche qua non sono uscito pienamente con l'acceleratore pieno, vedete? Sto un attimo gestendo, vediamo un po' se riesco anche così a fare dei buoni tempi. Devo capire anche questo, se effettivamente sono io che pretendo troppo oppure riesco comunque a fare dei buoni tempi in questo modo, ecco perché. Ok. Ma secondo me qua posso dare di più. Però lo vedremo nei prossimi giri. Sappiate che comunque è un gioco, voi lo sapete meglio di me, dove se sbagli un ingresso in curva, sbagli tutte quelle dopo perché hai sbagliato la traiettoria. Proviamo ad uscirne bene.
con cattiveria. Ok. Non abbiamo rischiato, abbiamo fatto il nostro tranquillamente. Anche qua presa bene, secondo me. Già traiettoria buona. Possiamo fare di più, questo è vero, eh. Questo è verissimo. Vedete, anche qua non ho accelerato tutto. Vedete? La moto sta andando bene, dai. Anche in curva la vedo migliore. Poi ditemi voi se vedete dei miglioramenti nella mia guida oppure non è cambiato praticamente nulla. Però anche qua, vedete, non ho pigiato in pieno, perché sennò mi si gira la moto. E comunque 1.37. Dai, dobbiamo migliorare qualcosa, ma ci siamo. Siamo lì. Bella così, dai. Dai, riprendiamola bene questa volta. Cerchiamo di fare un buon giro. Peccato che ci sono gli altri davanti che rompono le scatole. E questo può essere un fastidio per la qualifica, avere gli altri addosso. Però vabbè, ci sta anche questo. Vedete che comunque non ho accelerato, lasciato andare la moto, eppure è venuta fuori una curva poco pulita, eh? Vedete che qua se sbagli la traiettoria di uno, sbagli di tutte, quindi... Però non la vedo malvagia. Sì, ho sbagliato, potevo farla molto meglio, però non lo vedo malvagissimo come uscita, diciamo, dai. Anche qua, tranquillone, si può accelerare bene, si può uscire bene, dai. Dai. Vediamo di reggere sul cordolo persino, dai. Dai, dai. No, è andata bene, è andata bene. Pensavo di aver frenato troppo tardi. C'è andata bene. Anche questa. Anche questa. Stupenda. Dai, dai. Dai, mi piace un casino perché sto iniziando a migliorare qualcosa. Voi mi direte adesso, Ale, va che non hai migliorato un cacchio. Sinceramente fai cagare comunque, però secondo me qualcosa c'è. Sto anche cercando di gestire la frenata e l'accelerazione in curva per tenere la moto. Quindi secondo me non è malvagia la situa. Forse qua potevo prenderla meglio, ma invece no, è pulita. Dai, 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 accelera. Dai, gassa. Sei 1.36.7. Ottimo, 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 ottimo. Niente ragazzi, non sono riuscito a migliorare il tempo, sono sempre a quarto posto, però guardate lì, cioè sono pochi centesimi. No, beh. Qualcosa in più di pochi. Però vabbè. Porca miseria. Salvador però, Né Cuni e né Tatai. Bravo Salvador, adesso si va in gara, spero veramente di fare una buona gara. Ho visto dei miglioramenti nella guida, ma devo ancora imparare tanto, tantissimo. Soprattutto le piste, perché non le so. Ragazzi, impegnativa. Salvador, Cuni, Tatai e Miracle si stanno sfidando per questo campionato rookies. Quindi ne vedremo delle belle. È tutto pronto per la partenza. La concentrazione al massimo. Potrebbe essere anche un'ennesima brutta prestazione. No, vabbè, le prime due sono andate bene, però... Occhio al semaforo adesso. Dai. Dai, 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 dai. Provaci. Però la tiene, bravo, dai. Qua mi è piaciuta tantissimo come l'abbiamo gestita. Forse potevamo fare un po' meglio qui, ma... Per ora, raga, non mi posso lamentare di queste prime curve, assolutamente. Adesso cerchiamo di tenere. Gestiamo un attimo l'accelerazione, ok, andiamo. Teniamola. Teniamola che va bene. Bella! Bella! Dai! No, 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 no. Qua ho rischiato però. Salvador se ne va via un pochino. Ma noi siamo lì, eh. Cioè non è proprio bruttissima come ce la stiamo gestendo. Ovviamente devo gestire un attimo freno e acceleratore, soprattutto per non andare addosso a loro che sono tanti. Però siamo secondi. Bella gestione del primo giro. Bella bella.
Bella bella gestione del primo giro. Ora devo stare concentrato sulla pista. Dai. Ok, con calma. Gestiamoci la pista per adesso. Buona, l'abbiamo presa quasi simile comunque, eh. Non posso dire niente di questa uscita. Qua l'ha presa meglio lui sicuramente. L'ha presa meglio lui anche questa, ok. Però ne possiamo uscire, eh. Ne possiamo uscire, ok. Vediamo. Non diamo sempre gas a caso. Piuttosto è meglio farlo andare via adesso piuttosto che schiacciare a caso il tasto, perché spesso si fanno le cagate per la foga di superare. Invece no. Dobbiamo gestire la gara, ragazzi. Dobbiamo gestire la gara. Anche qualcuno di voi nei commenti me l'ha detto. Ha detto: Ale, sei primo in campionato, gestiscitela un attimo. Vedi anche i punti. Gestiscila al meglio possibile. Ed è quello che cercheremo di fare. Appunto, non strafare per niente, ma superarlo nei momenti in cui faremo delle buone curve, dei buoni giri. Buttare giù una predisposizione al sorpasso, questo è poco ma sicuro. Adesso con calma. Dai, bella questa. Questa l'abbiamo presa bene. Infatti ci avviciniamo di nuovo e prendiamo la scia. Attenzione, la scia. Salvador. Attenzione. Lo sapevo, merda, lo sapevo. No, 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 non cadere, non cadere. Reggi, bravo. Reggi all'errore. Abbiamo rischiato tantissimo, ragazzi, di cadere e di venire sorpassati praticamente da 200 persone, perché sono tutti lì. Però abbiamo retto in questa fase. Salvador sembra non mollare, ma come sapete, nelle moto un minimo errore può portarci a fare bene. Quindi io aspetto il suo errore. È difficile che ci sia, ma potrebbe anche esserci un suo errore. Un errore da parte sua, perché no? Questa si poteva tagliare dentro. Attenzione qua, ok. Ok. Cuni ci sta alle costole, ragazzi. Ma bene anche, bene. Cioè, proprio lì, aggressivo. Dai. Dai, così bella. Dai. Ancora, per l'ennesima volta in questa curva, ci avviciniamo a Salvador. Questa volta non la prendiamo larga questa, però, ragazzi. Bah, siamo quasi andati meglio di lui, eh. Non vorrei dirlo, ma bah, poteva andare meglio, ma stiamo migliorando qualcosa nelle curve, eh. C'è qualcosa che stiamo migliorando. Dobbiamo migliorare ancora in tantissime robe, però stiamo dimostrando qua che possiamo reggere. Dai! Dai! Dobbiamo dare gas adesso. Diamo gas! Acceleriamo qui. Qua ho rischiato un pochino, ma ci sta, perché dobbiamo mettergli pressione adesso. Ah, dai. Dai, così. Che
poi dobbiamo anche, ragazzi, non sembra, ma dobbiamo anche gestire le gomme. Se continuiamo a sgommare, le gomme si consumano prima e poi difficoltà a reggere la moto in pista, alte difficoltà. Bel lavoro qui, dai, bel lavoro. Anche qua. Nah. Ma qua può andare molto meglio comunque. Attenzione perché siamo lì, eh. Lo abbiamo lì proprio davanti. È brutta, raga, perché c'è tensione qui. C'è tensione, nervosismo e voglia di superarlo e di accelerare anche un po' troppo. Mamma mia, che gestione! Attenzione, mamma mia, signori, se ce la stiamo gestendo, oh, lo sorpassa internamente, attenzione, bellissima, bellissima, ora, interno, bella, gestita bene, adesso gestiamoci un attimo la gara perché è qua di fianco, ragazzi, è qua di fianco, voi non lo vedete ma è di fianco praticamente, attenzione, bella sfida, ah. Bella, bella sfida questa. Prova a superare in interno. Ma Miracle resiste. C'è voglia di fare robe qui. Ne usciamo bene. Ne usciamo bene. Eccolo lì. Attenzione. Mamma mia. Salutami tutti quanti, Salvador. Ora sicuro torna in gara. Perché arriverà. Qua gestiamocelo un attimo con l'acceleratore dove non lo teniamo pienamente. Però voglio una gestione pulita qui della curva. Buono, buono. Finalmente l'abbiamo presa stretta, dai. Non è male. Combattuta, ma sono tutti lì, ragazzi. Sono tutti appiccicati. Sembra che me ne sto andando, ma in realtà sono tutti appiccicati e sono in quattro. Al minimo errore al ritorno al quarto posto, praticamente. Qui devo stare attentissimo. È concentrato più che altro. Concentrato più che altro. Dai. Ma no! Sono qua di fianco, no! L'ansia. E lì mi superarono in interno. Eccola lì. Lo sapevo. Oh, fai il bravo. Dovevo gestirla meglio questo vantaggio. Sicuramente, ragazzi. Sì, però se mi vengono tutti addosso. Mi ha superato di nuovo. È una sfida incredibile. Ed è Kuni però. E Miracle supera ancora Kuni. Non c'è più Salvador. È Kuni. È una sfida incredibile. Che non finirà mai perché siamo all'ultimo giro. E l'ansia di sbagliare adesso è tantissima. Ma bella, bella. Bella tutta, ragazzi. Questa ve la faccio senza tagli. Col cacchio che tagliamo, raga. Qualsiasi risultato verrà fuori. Questa è da vedere tutta, assolutamente. Secondo me la gara più bella che ho fatto fino adesso, poi fatemi sapere nei commenti, lasciate un casino di like. Ancora all'interno! E io rivado ancora! Mamma mia, che gara sta venendo fuori qua! Teniamolo! Dai, pulita! Pulita, perfetto. Mamma mia, questa perfetta. Dai. È qua, è qua. E al traguardo potrebbe sorpassarmi come e quando vuole se faccio una cagata. Quindi cerco di reggere la moto al meglio possibile. È ancora qui. L'ho presa bene, l'ho presa bene. Dai, dai.
L'impennata rischiosissima, ma ci siamo. In attesa che la regia ci porti al porto chiuso per incontrare Una gara esagerata. una rapida occhiata alla classifica finale. Mamma mia, che garone! Miracleman riesce a Salvador, poi l'ha risorpassato. Che gara! Che gara! Mamma mia, che gara, signori! Ma soprattutto siamo lì a 85 punti. Mamma mia, che gara, ragazzi! Che gara! Spettacolare, splendida, piena di tensioni, di nervoso, di aggressività, sorpassi interno-esterno. Bellissima, ragazzi! Bella, bella, bella. Lasciate un casino di like per questa gara perché a me è piaciuta tantissimo e spero che sia piaciuta anche a voi. Tre gare importanti per... Secondo me se ne vinciamo una di queste tre, possiamo vincere il campionato, anche solo una, eh. Se poi andiamo a punti nelle altre due, ancora meglio. Però andiamo... Sì. Secondo me se andiamo a punti in tutti e tre, rischiamo di portarla a casa. Però grande gara qua, ragazzi. Abbiamo rischiato di arrivare quarti, terzi, secondi, e invece siamo riusciti a tenere duro. Quindi, ragazzi... Lasciate un bel like, un bel commento. Vi ricordo sempre di attivare sta cacchio di campanella perché i feed non arrivano mai. Attivate la campanella. Ma soprattutto seguitemi anche su Instagram, proprio qui. È uscito? Stavolta sì. E noi ci vediamo nel prossimo video. Voglio sapere ogni vostro commento su questa gara entusiasmante. Bella! Slefty!